Halloween si avvicina e quale momento migliore per immergerci nell'atmosfera dello spiritismo vittoriano? È proprio nell'epoca vittoriana che il movimento dello spiritismo nasce e conquista milioni di persone in Europa e negli Stati Uniti. Milioni di persone che cercano un contatto con chi è passato a miglior vita e che secondo la neonata dottrina spiritista potevano ottenerlo tramite dei medium. Il medium era una persona che aveva la dote innata di fare da tramite fra il mondo tangibile e quello incorporeo e rendere possibile la comunicazione da uno all'altro. Durante queste comunicazioni, dette sedute spiritiche, succedevano cose straordinarie, tra cui un fenomeno di eccezionale impatto visivo, la fuoriuscita di ectoplasma dal medium. Prima di indagare la comunicazione con gli spiriti, voglio chiedervi: quanto siete in grado di comunicare con i vivi in una lingua che non è la vostra? Grazie a Babbel, lo sponsor di questo video, tutti possiamo imparare una lingua in modo semplice, perché Babbel usa diverse tecniche di apprendimento, dalle lezioni dal vivo ai giochi, dall'ascolto di podcast ad articoli di riviste e al riconoscimento vocale della tua pronuncia. Sia che tu impari meglio leggendo, scrivendo, parlando, vedendo o ascoltando, Babbel ti fornisce lo strumento che fa al caso tuo. Con Babbel puoi imparare 14 lingue diverse e non solo, inizierai ad avvicinarti alla cultura e alla società del paese in cui si parla quella lingua. Perché la lingua è più che semplici parole, è cultura, storia, persone e luoghi. Le conversazioni di Babbel non sono solo lezioni di pronuncia, sono lezioni di cultura. Babbel approfondisce anche gli aspetti culturali relativi ai paesi in cui si parla la lingua che vuoi studiare. Babbel mi ha davvero stupito e scommetto che se deciderete di provarlo stupirà anche voi. Approfittate ora del 50% di sconto sull'accesso a vita a tutte le lingue di Babbel con questo link. Trovate tutto in descrizione. Ma ora torniamo alla comunicazione con gli spiriti. Il successo dello spiritismo nel XIX secolo è dovuto a vari fattori. Rispondeva infatti a diversi bisogni della società di quel periodo, ma questo lo vedremo nel prossimo video dedicato a questo argomento. Oggi voglio concentrarmi sulle sedute spiritiche e in particolare sul fenomeno dell'ectoplasma. Durante le sedute spiritiche, oltre a fenomeni soprannaturali come tavoli che fluttuavano o colpi ripetuti, poteva succedere che dal corpo del medium in trance iniziasse a fuoriuscire dello strano materiale, una sostanza di natura sconosciuta. Poteva essere viscida, morbida o solida, fluida o vaporosa, fredda ma asciutta al tatto. Spesso era di colore biancastro e luminoso, a volte con sfumature verdastre e fosforescente. Aveva inoltre un odore peculiare, associabile all'ozono. Poteva uscire da qualsiasi orifizio del corpo del medium, dalla bocca, ma anche dalle orecchie, dal naso, dagli occhi, dall'ombelico, dai capezzoli e, nel caso fosse stata una medium donna, dalla vagina. Ma non solo, poteva uscire anche dalla punta delle dita, dal palmo delle mani, dalla sommità del capo e dalle ascelle. In una prima fase il materiale era trasparente, poi diventava consistente, poteva scivolare lungo il corpo del medium, a volte anche sotto i suoi abiti, e assumeva diverse forme, tra cui figure umane totali o parziali. Piano piano si formavano arti, volti e corpi interi. Addirittura a volte si muovevano come esseri umani. Era difficile toccarlo perché si muoveva e generalmente si ritraeva al contatto con i presenti. Era legato in maniera sensibile al medium, che provava delle sensazioni quando l'ectoplasma veniva toccato. Era anche sensibile alla luce intensa. Se illuminato si ritraeva o si disgregava. Quando la sostanza veniva disturbata si ritraeva così velocemente da ferire il medium, provocando in alcuni casi lacerazioni, malumori, traumi psichici e coma. La sostanza rimaneva attaccata al corpo del medium per tutta la durata del fenomeno.
In genere, dopo la produzione di questa sostanza, il medium provava una forte spossatezza fisica e una perdita di peso. A fine seduta, di solito il materiale veniva riassorbito dal medium e poteva lasciare dei residui in forma di filamenti. Questa sostanza venne chiamata ectoplasma e chi gli diede il nome non era niente di meno che il premio Nobel per la medicina Charles Richer. Egli prese il termine dal campo della biologia. Infatti il termine ectoplasma era stato coniato nel 1873 dal biologo Ernst Haeckel e non negli anni 80 dai Ghostbusters. Con ectoplasma si indicava lo strato più esterno e più denso del citoplasma cellulare, che è la parte della cellula all'interno della membrana cellulare. E questa parte è in stato di gel, caratteristica che ricorda la vischiosità e fluidità del materiale paranormale. E cosa fondamentale, la parola ectoplasma viene dal greco antico ectos, cioè fuori, e plasma, ciò che ha forma. E in effetti la sostanza usciva dai medium ed era informe. Il fenomeno non si presentava sempre allo stesso modo. I resoconti di chi aveva visto un ectoplasma erano vari. Nel 1904 Richer, quello di prima, il premio Nobel, vide un ectoplasma sorgere dal pavimento e lo descrisse così. Dapprima fu solo una macchia bianca opaca della grandezza di un fazzoletto, che poi assunse rapidamente la forma di una testa umana al livello del pavimento. Poco dopo si alzò assumendo le sembianze di un uomo basso avvolto in un burnous bianco, che fece pochi passi in avanti e poi affondò nel pavimento scomparendo come inghiottito da una botola. Ma non vi erano botole. Come avete visto, lo spiritismo faceva presa non soltanto su persone ignoranti e credulone, ma anche su scienziati, medici, biologi, come ad esempio Marie e Pierre Curie o il biologo Alfred Russel Wallace. Erano tanti gli scienziati che credevano nello spiritismo e ritenevano che la scienza avesse un ruolo importante nel dimostrarlo piuttosto che nella screditarlo. C'erano anche medium che si prestavano alle indagini scientifiche e che ci tenevano a far sì che i loro poteri fossero accertati dalla scienza. Il fenomeno dell'ectoplasma venne interpretato come manifestazione fisica dell'energia degli spiriti, un ponte tra il mondo degli spiriti e la vita terrena. Si riteneva che in questa sostanza talvolta gli spiriti potessero materializzarsi, ma non era scontato. Era un fenomeno che derivava dalla capacità paranormale del medium. I fantasmi potevano stimolarlo, usarlo per le proprie finalità, ma non produrlo. Non era facile studiare gli ectoplasmi a causa della loro natura considerata dai più insondabile, perché docile e riluttante. Sembrava infatti che gli ectoplasmi sfuggissero a chiunque tentasse di stabilirne i caratteri definitivi e allo stesso tempo assumessero la consistenza o la forma che le persone si aspettavano. Per esempio, un tentativo lo fece la giornalista Felicia Scarchert durante una seduta con la medium Eva Carrière. La giornalista voleva pesare l'ectoplasma prodotto dalla medium e raccontò che questo andò spontaneamente a posarsi sulla bilancia che era stata preparata. Si registrò un peso, ma si arrivò alla conclusione che non avesse nessun significato, perché si trattava di una sostanza che poteva fluttuare nell'aria e quindi si ritenne che esercitasse sul piatto della bilancia una semplice pressione pur di accontentare la giornalista. Oltretutto, toccare un ectoplasma era ritenuto pericolosissimo per l'incolumità del medium. Tentare di ghermire la sostanza o di prelevarne velocemente una parte poteva provocare addirittura la morte del medium. Altre indagini furono fatte sulle capacità della famosa medium Eva Carrière, una delle medium più famose per la produzione di ectoplasmi. Questi iniziarono a manifestarsi nel 1908, quando la donna si trasferì a Parigi e fuoriuscivano da varie parti del suo corpo. È curioso il fatto che generalmente gli spettatori non potevano vederli direttamente perché comparivano addosso alla medium mentre era nascosta nel gabinetto medianico, chiuso da una tenda.
Uno psichiatra forense, temendo una frode, perquisì accuratamente il gabinetto medianico e anche la medium, ispezionandone ogni orifizio. Con il tempo Eva decise di anticipare lei stessa le eventuali ispezioni e fugare ogni dubbio togliendosi biancheria e calze durante la seduta e chiedendo un'ispezione ginecologica anche se nessuno ne aveva fatto richiesta. Arrivò a tenere le sedute completamente nuda. Si diceva che non lo facesse solo per dimostrare la sua onestà, ma che la cosa sembrava darle un certo piacere, soprattutto quando richiedeva le attenzioni di Juliette Bisson, la donna con cui viveva a Parigi e che l'assisteva nelle sedute. Fungeva anche da commentatrice e ipnotizzatrice. Anche lo scrittore Arthur Conan Doyle assistette a molte sue sedute ed era sicuro che la donna non usasse alcun trucco. Al contrario del suo amico Harry Houdini, che dopo aver partecipato a 8 sedute ritennero fossero assolutamente truccate. I primi ectoplasmi prodotti da Eva sembravano fatti ora di tela o garza, ora di gomma. Houdini ipotizzò che la medium facesse uso della pratica della rigurgitazione, che consisteva nell'ingoiare un velo o una garza e trattenerlo nello stomaco, dove nessuna perquisizione avrebbe potuto trovarlo, per poi rigurgitarlo durante la seduta. Mentre Eva era chiusa nel gabinetto medianico, Juliette chiedeva ai presenti di cantare e i più scettici ipotizzarono che il canto servisse proprio a coprire i rumori della rigurgitazione. È probabile che se la medium stesse truccando la performance non avesse comunque bisogno del rigurgito, visto che la produzione dell'ectoplasma avveniva dietro una tenda. Le sedute si tenevano dopo 2 o 3 ore di attesa e canti nella semioscurità e in molti, tra cui anche Houdini, ritenevano che quanto visto durante le sedute fosse frutto in gran parte delle capacità suggestive di Juliette, che aveva anche un modo quasi ipnotico di muoversi e parlare. Un altro caso che venne studiato nel 1939 dalla London Spiritualistic Alliance fu quello della signora Ellen Duncan, una medium capace di emettere metri e metri di ectoplasma. Uno degli ectoplasmi da lei emessi è ancora conservato a Cambridge e pesa quasi 4 kg. Harry Price, ricercatore di parapsicologia, aveva ottenuto dei pezzi di ectoplasma prodotti dalla Duncan e una volta fatti esaminare scoprì che erano costituiti da albume d'uovo mischiato con altre sostanze oppure da garza. Price sospettava che la donna ingoiasse il materiale prima di una seduta per poi rigurgitarlo come ectoplasma. Volendo andare a fondo alla questione, nel 1931 pagò alla Duncan 50 sterline per una serie di sedute di prova. Quando il ricercatore chiese alla donna di sottoporsi ai raggi X tramite l'apparecchio che aveva a disposizione, la medium prima andò in trance, poi si riprese e rifiutò la visita e dopo andò letteralmente fuori di testa. Saltò in piedi e sferrò un violento colpo in faccia al marito che stava tentando di convincerla a sottoporsi alla visita, o perlomeno così sembrava. Poi andò dal dottore presente per colpirlo, ma lui schivò il colpo. Allora la medium si precipitò in strada ed ebbe quello che fu definito un attacco isterico. Cominciò a fare a pezzi la veste apposita per la seduta e si aggrappò a una ringhiera cominciando a urlare in continuazione. Il marito la raggiunse cercando di calmarla. Quando riuscirono a riportarla in laboratorio, fu lei stessa a richiedere subito di essere sottoposta ai raggi X. Avendo capito cosa fosse successo, il dottore si rivolse al signor Duncan, al marito, chiedendogli di aprire le tasche, ma egli rifiutò. Per i ricercatori era chiaro che la moglie gli avesse passato l'ectoplasma, ovvero la garza, quando erano per strada. Altri campioni di ectoplasma prodotti dalla Duncan, una volta esaminati, si rivelarono composti da carta imbevuta di albume d'uovo. Le foto di Harvey Metcalf mostravano la Duncan con una bambola di cartapesta che lei considerava la materializzazione della sua guida spirituale, una bambina di nome Peggy.
Se vi state chiedendo come si potesse pensare che questi fantocci fossero veri, dovete tenere conto che le sedute venivano svolte in penombra, quasi al buio. In seguito al rapporto di Price, l'ex cameriera della Duncan confessò dettagliatamente come avesse aiutato la medium nei suoi trucchi medianici. E il marito della medium ammise che la materializzazione dell'ectoplasma era dovuta a rigurgito. Ormai la credibilità della Duncan era messa in serio dubbio, anche perché molte persone a cui aveva detto che i propri cari erano morti al fronte poi poterono riabbracciarli. Ormai stanca delle sue frodi, la polizia riuscì ad arrestarla per divinazione fraudolenta. Fu rilasciata nel 1945 e riprese a condurre sedute spiritiche come niente fosse. Molti la ritenevano una ciarlatana, ma altri continuarono a credere che davvero producesse ectoplasma e che questo poi si dissolvesse alla luce. La scienza ha indagato molto sul fenomeno dell'ectoplasma, analizzando diversi campioni. Un residuo di ectoplasma ritenuto autentico ha rivelato una composizione organica fatta da globuli rossi, cellule epiteliali, leucociti, cristalli di acidi grassi e sali, residui di polvere e filamenti di tessuto. Tutte sostanze per niente soprannaturali che potevano appartenere al corpo della medium oppure essere inserite in qualche orifizio prima della seduta per poi essere estratte o rilasciate al momento opportuno. Chi invece crede nel paranormale spiega questi risultati affermando che si tratta di contaminazioni, derivanti probabilmente dal contatto dell'ectoplasma con il corpo del medium e con l'ambiente. Esistono tre teorie tradizionali che cercano di spiegare questo fenomeno. Secondo alcuni, tra cui il medico francese Gustave Galey, uno dei fondatori dell'Institute Metaphysics International, l'ectoplasma sarebbe una sostanza biologica amorfa fisiologicamente proveniente dal soma, ovvero dal corpo stesso del medium. Secondo altri, l'ectoplasma sarebbe la controparte spirituale del protoplasma, il complesso di sostanze contenute nella cellula e circondate dalla membrana cellulare. La massa ectoplasmatica esisterebbe negli spazi intercellulari del corpo fisico in vibrazione a metà tra la forma fisica e quella spirituale. L'ectoplasma sarebbe la sostanza astrale attraverso la quale un'entità disincarnata o la volontà del medium possono manifestarsi. Un'equipe di studiosi francesi afferma che gli ectoplasmi potrebbero essere prodotti dal corpo umano, come gas rilasciati con potenza dai medium in trance. Spesso al fenomeno della produzione ectoplasmatica si associerebbero fenomeni di telepatia, il che dovrebbe giustificare le reazioni dell'ectoplasma a stimoli esterni, come contatto, suoni o luce, dovuti al collegamento dell'ectoplasma al medium, che parrebbe risentirne somaticamente. E voi cosa ne pensate? Sono tutte frodi o c'è qualcosa di vero? Continuate a seguirmi perché approfondiremo ancora il tema dello spiritismo vittoriano e ricordatevi di approfittare dell'offerta di Bubble per studiare una nuova lingua. Vi ricordo che mi trovate anche sugli altri social come Vivi Everyday. Alla prossima, ciao!